A parlarne è un personaggio alquanto controverso. Le novità sulla carriera di Silvia Toffanin, il marito Pier Silvio non fa favoritismi. La rete privata Mediaset lo scorso anno ha subito moltissimi cambiamenti, e abbiamo visto diversi volti della rete pubblica migrare proprio verso l'isola forse più felice del media privato Mediaset. Una fra tanti ad esempio è stata Bianca Berlinguer, che dalla scorsa stagione conduce il suo programma Cancelletto e Accento Grave sempre carta bianca su Rete 4. Alcuni programmi, fortunatamente, non hanno subito affatto variazioni importanti, come ad esempio Uomini e Donne, Temptation Island, che vedrà una edizione anche a settembre, e Amici di Maria De Filippi. Fra questi fortunati c'è anche Verissimo, il talk show di Silvia Toffanin, che da anni grazie alle sue competenze di conduzione e comunicative riesce a tirar fuori un lato nuovo di tutte le persone famose che passano per il famoso salotto di Mediaset. Nonostante ciò e il noto legame con l'AD di Mediaset Pier Silvio Berlusconi, secondo un uomo altrettanto famoso, la conduttrice di Verissimo starebbe rischiando di essere superata da un'altra professionista del settore. Da conduttrice a conduttrice, una lotta alla pari con Silvia Toffanin. A parlare della possibilità di vedere una nuova conduttrice di punta in Mediaset è proprio Fabrizio Corona, che nel corso di una intervista rilasciata a Dillinger News ha parlato di quella che secondo lui è un'ottima promessa. Si è riferito a niente di meno che Diletta Leotta, già idolo delle folle e chiacchieratissima dal punto di vista delle cronache rosa, e non solo. È diventata un volto importante e punto di riferimento per lo sport più importante che abbiamo in Italia che le ha dato tantissima notorietà. Attenzione però, Diletta, se la guardate anche dai suoi collegamenti dal campo, in studio o attraverso gli speciali che ha fatto su DAZN, oltre a essere bella, è anche molto brava, ha detto di lei Corona. Fabrizio Corona, pioggia di complimenti su Diletta Leotta e una profezia. Diletta fa bene a guardare altrove, ha continuato l'ex paparazzo parlando della conduttrice sportiva, la scelta di affidarle un programma in prima serata su Canale 5 Nuovo perché il reality La Talpa sarà rivisitato in cui vi è un budget tra ospiti e concorrenti importante, è stata una scelta perfetta e siamo pronti a scommettere, anzi sarà così, che Diletta dopo La Talpa prenderà il posto di Ilary Blasi, Alessia Marcuzzi, per arrivare a ripercorrere la carriera di Michelle Hunziker. Insomma, sembra che Diletta Leotta sia pronta a diversificare i suoi ambiti di conduzione, nonostante gli avvertimenti di Fabrizio Corona, è difficile che riesca a spodestare una conduttrice di punta come Silvia Toffanin. Sarebbe un sogno vedere le due lavorare assieme come co-conduttrici.